mancano i dolci? Mi piacerà la nostra nuova sfida! Scopriamo insieme quali sono i cibi che meglio si abbinano al cioccolato! E allora andiamo! Sono pronta a iniziare! Ti dispiace, Mia? Che spiacevole sorpresa! Mi dispiace per te, Susie! Odio il piccante, mi fa sempre schifo! Smetti di ridere, Mia! È meglio che tu veda quello che hai! Che bello! Tieni la sorpresa! Le adoro! È così buona! Susie, chiudi la bocca e spostati! Ma cosa devo fare con questo? Non voglio mangiare questo peperoncino! Forse il cioccolato lo sistemerà e il sapore sarà molto più buono! Devo controllare! Aspetta un attimo! Faccia con calma, io non è migliore! Cosa stai facendo? Non puoi leccare solo il cioccolato, devi mangiare tutto quanto! Lo sapevo! Ok, guarda! Posso mangiarlo facilmente e non sudorò neanche! Oh no! Vado a fiamme! Vabbè, sembra che tu abbia bisogno di me a mettere la protezione! Non posso trattenermi! Ma potevi sputtare fuoco dall'altra parte, Susie? Scusa, ma non mi controllo! Ho bisogno di bere subito! Oh sì, così mi sento molto meglio! Che sollievo! Non posso credere che sia tutto finito! Ah, sono contenta! Perché ridi, Susie? Guarda la tua faccia! Oh, qui, così va meglio! Oh no! No! Il mio uovo di cioccolato si è fuso! L'ho fatto per caso, vero? Ma chi se ne frega? In ogni caso non può mangiarlo! Sì, ma il regalo è intatto! C'è un uovo! Ti dico la sorpresa! Sono fortunata! Devo togliere la confezione adesso! Così è molto meglio! Posso provare? Ecco, no! Devo immergerlo qui nella fontana! Così sarà ancora più buono! Mi dai un pezzo? No, non pensarci neanche! Tu hai rovinato un uovo e questo non lo avrai! No, capito che sei? Ok, un nuovo piatto! Dai, scopriamolo! Guarda, è un puppet! Sembra fantastico! Voglio essere la prima a toccarlo! È strano, i pulsanti non funzionano! Non capisco, ma si è rotto? Ah, non lo so! Prova a guardarlo da vicino! Ecco! No, ci ho fatto un buco! Ma è molto strano! A proposito, ha un buon profumino! Ma ve lo lecco? Sì! Ma è gommoso, fantastico, che bella sorpresa. Scommetto che anche il mio puppet è commestibile. Oh, non riesco a mangiarlo, è troppo difficile. Mi romperò i denti. Oh, che male. Mi sono colpita in faccia. Beh, la prossima volta me lo metterai in bocca. Scusa, ma io c'ho da fare e devo mangiarlo. Sì, il cioccolato l'ha fatto ancora più buono. Il sapore è divino, non ho mai assaggiato nulla di simile prima d'ora. Ma anch'io vorrei provare, mi dai un pezzettino? No. Ecco, lo sapevo. Ok, posso solamente giocare. Aspetta, ma io so cosa farò. Proverò a versare sul mio puppet del cioccolato. Così sarà buono. Dove stai andando, Susie? Devo metterlo in frigo per far congelare il cioccolato. Ecco fatto. E ora devo aspettare un po'. Ah, penso che sia pronto. E lo posso prendere. Ah, sì, fantastico. Il cioccolato si era preso presto. Potrò provarlo. Dove è andato, Susie? Ah, adesso lo capirai. Ho riempito il mio puppet col cioccolato e l'ho messo in frigorifero. Guarda che bello. È fantastico. E posso aggiungere ancora un po' di cioccolato? Di provarlo. Il sapore è divino, il cioccolato si scioglie in bocca. Non dubito che sia buona. Posso provare? Oh, lo sapevo, sei avida. Ma comunque potrò assaggiarlo. Scusa, Susie, ma questo puppet è mio. Oh, anche i miei bottoni. Voglio giocare ancora e ancora. È così coinvolgente. Oh, non posso staccarmi. In realtà non è bello prendere le cose delle altre persone. In ogni caso non ci serve, è mio! Dammelo, è mio! Cosa hai fatto? Ecco, l'abbiamo distrutto! Dove sei, Susie? Ecco, il puppet è rovinato!
Non avresti dovuto prenderla. E, ma comunque non è male. Ah sì, forse hai ragione. Sì, funziona. Non vedo l'ora di aprire. Dai, su, vai. Cos'è? Una pannacchia di mais? Forse tu sarai più fortunata. Ok. Che bello il gelato. Sì, avevi ragione. Ma perché la vita è così ingiusta? Io vorrei essere nei tuoi panni. Posso darti un po'. Oh, grazie. Cosa stai facendo? Non è divertente. Ah, penso che sia molto divertente. Volevo divertirmi un po'. Wow! Che buono! Il gelato è ottimo col cioccolato. Mi piace. Oh, io vorrei assaggiarlo. Credo di aver già detto che posso farcela senza tuo aiuto. Ah, sì. Così ottimo, mi piace. Io comunque voglio provare il divino. Ma non pensi che fa troppo freddo qui? Non posso muovermi. Mia, cos'hai? Strano, nessuna reazione. Ah, si è congelata. Fantastica. Allora posso finalmente provare il suo gelato. E ora nessuno può fermarmi. Ah sì, sembra fantastico. Fidati mia, so fare bene quello che fai tu. Adesso lo prendi. Hai detto qualcosa? Mi dispiace, non capisco nulla. E ora ti scalderò. Sono certa che un bruciatore a gas mi aiuterà. Come stai, Mia? Meglio? Oh, posso muovermi di nuovo. Che bella sensazione. Grazie, Susie, mi hai salvata. Oh no, il mio gelato. Ma l'hai mangiato? Dai, sono le piccole ricompense per il mio aiuto. Ah sì, allora dovrei mangiare anche questa pannocchia disgustosa. Ma la mangerei comunque, ma forse il cioccolato la migliorerà? Non è male. Adesso non è buono. L'ho assaggiata tutta. Cosa stai combinando, Susie? Mi sono ricordata che si può fare qualcosa con il mais. Per esempio, ecco, mi servono i chicchi. E il resto posso buttarlo via. Ma cosa serve anche una padella fornello? Ma non l'ho ancora capito. Voglio fare il popcorn. E per questo mi servono i chicchi. E li devo riscaldare. Ecco, mi volano in faccia. Non me lo aspettavo. Va bene, e ora posso spegnere. Che bello, è un ottimo piano. Sapevo che l'avresti apprezzato. In questo modo il mais mi piace molto di più di prima. L'unica cosa che manca è la dolce glassa al cioccolato. Ma adesso la metterò. Che bellezza, il cioccolato si stende perfettamente. Ora il mio piatto è completamente pronto e lo posso assaggiare. Sono sicura che è delizioso. Ah sì, è fantastico. Ne voglio ancora. Susie, lascia che ti ricordi che noi siamo migliori amiche. E cosa dovrei condividere? Bene, ecco, prendi. Ma dove lanci? Punta meglio. Non riesco a prendere nulla. Scusa, ho una pessima vista. Ma non stai nemmeno cercando di piccarmi? Sono molto stanca. Dammi il popcorn. Lo mangerò senza il tuo aiuto. In realtà è mio. Dammelo, è mio. Ecco, è caduto. Adesso devo prendere con la bocca. Fantastico! Non è giusto. No, penso che sia giusto. Io il popcorn e tu il secchiello. Ecco, vediamo cosa ci aspetta. Io voglio essere la prima. Una Coca-Cola, non male. Questo certo, sei stata fortunata. Mi chiedo, cosa hai tu? No, broccoli. Io voglio la Coca-Cola. Dai, super dente. Dai, smetti di prendermi in giro, Mia. No, non ci sto affatto prendendo in giro. Mi sto godendo il mio successo e immagino di bere una Coca-Cola col cioccolato. Non c'è tempo da perdere. Oh sì, che buono. Mi rinfresca così tanto. E ora di sperimentare un po' e di aggiungere un po' di cioccolato. Senza dubbio il mio drink sarà ancora più buono. Ottimo, la bottiglia è di nuovo piena. Ma perché non c'è nulla? Sembra che la bevanda è troppo densa. Ce la farò. Ok, la spremo. Dov'è? Dov'è? Cos'è? No, perché? No, la faccia sporca. Guardati. Vabbè, succede a tutti, non è un problema. Wow, è delizioso. Sono pronta a leccare tutto quanto. Cosa?
Sembra che ne valga la pena. Mi dai un po'? No, dai i broccoli. Vai. Grazie per avermi ricordato, Non lo dimenticherò, No, ma puzza! Devo mettere un po' di cioccolato sopra, forse questo odore sparirà. No, niente mi aiuterà. È semplicemente disgustoso. Non consiglierei mai e poi mai nessuno di mangiare questo. Dai, su! Devi mangiare tutto quanto. Visto che insisti, va bene. Ma credimi, non ne uscirà una cosa buona da questa. Ma come faccio a mangiare questo? Vabbè, mangi tutto. Forse così non sentirò nulla? No, fa schifo comunque. No, non è rimasto così tanto. Devo sbrigarmi. Onestamente mi dispiace un po' per te, Susie. Ma questo non ti impedisce di farmi fare cose che non voglio fare. Queste sono le regole. Smettili di lamentarti. Ecco, questo è l'ultimo. Contenta? Ah, è una pancia da ippopotamo. Oh no. C'è qualcosa in arrivo. Susie, smettila. No, sto per soffocare. Scusa. Wow, che enorme pile di Bopit. Sì, stranamente credo che il mio sia rotto. Non riesco a premere il pulsante. Sì, ma cosa fare? Phoebe, smetti di annusarlo. Non si può mangiare quella roba. No, ti sbagli, perché il mio Bopit è gommoso ed è davvero buono. Wow, che fortuna. Ecco, non è rimasto molto. L'ho mangiato in fretta. Che stai guardando? Tocca a te. Forse anche il mio Bopit è commestibile. Non credo. Ma sì, è cioccolato. Sono ancora più fortunata di quanto mi aspettassi. Il mio cioccolato bianco preferito con le caramelle all'interno è una combinazione incredibile. Avrei voluto assaggiarlo. Hai fatto un'ottima soluzione, Phoebe. Non desidero di condividere. Sì, ma guarda, sei sporco. Un bel problema. Posso rimediare rapidamente. Ecco, quasi pulito. Oh, sì. Questa è un'altra cosa? Ok, sono l'unico rimasto. E questa è una grande notizia. Mi chiedo di cosa siano fatti i miei pop. Marmellata o cioccolato? No, non servono l'uno all'altro. Quelli erano dei veri pop. Forte, possiamo giocare. Dio, è così rilassante. Mi servirebbe proprio. Patatine! È una notizia meravigliosa. Ma perché ognuno di noi ha solo una latina? Non lo so. Posso vedere cosa c'è? Cosa c'è lì? Non l'ho ancora capito. Ma cosa mi ha fatto in occhio? No, è esilarante. Non vedo. Cosa c'è da ridere? Pensavo che la latina fosse vuota. È bello poter fare almeno un piccolo spuntino. Ecco, mi sono rinfrescata. È ora di controllare cosa c'è nel mio. Vediamo. Spero che ci sia una persona più grande. Fammi vedere. Non è possibile. Questa barattola è vuota. Danny, dai un'occhiata qui. Oh, eccola. Come ho fatto a non accorgermene? Credo che qui ce ne siano dozzine. Sicuramente è meglio di una sola patatina. Congratulazioni, ma cosa facendo? Sì, volevo stronzire. Che sollievo. E ora è il momento di rinfrescarsi. Ci risiamo. Hai sprecato tutte le tue patatine. Dannazione. Mia, non fare i miei stessi errori. Fidati, sa come gestire il mio cibo. Wow, c'ho un sacco di patatine, ma non finiscono mai. Sì, ce ne sono un centinaio. Che bello. Ti dispiace se provo? Certo che mi dispiace. Non avvicinarsi al mio cibo. Posso cavarmelo benissimo da solo, senza il tuo aiuto. Incredibile, come hai fatto a infilare tutto questo dentro di te? Sono in grado di fare di più. Sembra che sta soffocando. È il momento di salvare Mia. Un attimo, sto venendo ad aiutarti. Oh, grazie mille, Danny, sei un vero amico. Ma cosa c'è? Ma cosa? Ma schizza dappertutto, che incubo, sono tutta bagnata. Oh, non so come sia successo. Kit Kat. Non direi che ce ne sono molti, solo 10. Non male. E Phoebe ne ha solo uno, perdente.
ma sono sicura che il gusto sarà ottimo. Attenzione, non c'è bisogno di lanciare il pulocro su di me. Oh, che strato spesso di cioccolato, fantastico. Ma duro, che bello. No, le briciole dappertutto. Scusate, è uscita completamente per caso? Oh, te lo ricorderemo un'altra volta. Ma ora mi ha bisogno di darsi da fare con le sue cioccolatine. Penso che sia un'ottima idea. Wow, con quanta abilità e abilità si è sbarazzata di culo, che fantastico. Sono completamente inutile, mi interessa solamente il cioccolato. Riesco a tagliarlo con la forchetta e il coltello, ma me la cavo senza, sono sicura di potercela fare. Che gusto, incredibile, inarrestabile. Queste sono le migliori barrette di sempre. Ma dove sono finite le tue buone maniere, Mia? Non sembri più te stesso. Una barretta di cioccolato è caduta. Adesso la prenderò. Non pensare nemmeno, Danny. Chiunque cerchi di prendere il mio cibo deve temere una punzione. Danny, torna in te. Hai ancora 100 barre di cioccolato da mangiare. Sì, hai ragione. Ma non è possibile farlo qui. C'era un approccio speciale. Un abito voratore? Ti sta bene? Grazie, ho deciso di costruire qualcosa di enorme. È una struttura mai vista prima, lo giuro. Sì, sembra davvero incredibile. Ora ho bisogno di una scala per salire in cima. Ecco. Questo era l'ultimo dolce mattone. Non chiedetemi nemmeno di scendere. È davvero bello, da qua su. Beh, se non vuoi farlo, non importa. È un bene per noi. Mi dispiace, Danny, ma è il tuo edificio. Crolla. Oh no, cosa hai fatto? Ci ho messo così tanto tempo. Non c'è altra scelta. Dobbiamo fare questo pasto per il cioccolato. Non ci pensiamo di nulla. Ne vale solo la pena. Quando mai avremo l'occasione di avere un tale valore di dolce? Eccomi qui. Spero che non vi sia mancato. Mi sento un po' stordito. Per fortuna avevo il casco. Sei così divertente. Oh, finalmente ho ottenuto il lotto più grande di sempre. 100 strati di cose. Oh, quante ne hai preso? Danny, solamente una? Ma questo è ridicolo. Non credo. Non credo, si divertete. Guardate. C'è una gomma. Fantastico. Mi spiace. Va bene, facciamo. Mostrerò come funziona le vere bolle. Sì, ma guarda, cosa stai facendo? Sei vendicativa. Non avresti dovuto colpirmi. Cosa stai facendo, Danny? Sembra strano. Ma è molto comodo, 2 secondi e ho già messo in bocca tutte le caramelle. Ora guardate che bolla posso fare. Wow, dovresti lavorare in circo. Spero che sia un complimento. Se è così, grazie Mia. Bravo, fantastico. Ora è il turno di Mia. Wow, hai tolto tutto in una volta sola, fantastico. Posso fare ufficialmente trucchi del genere? Posso anche sparare la gomma da masticare in bocca come un aspirapolvere. Wow, è una grande bolla. Credo sia giunto il momento di farla scoppiare. Scusa Mia, ma non riesco a trattenermi. No, cosa hai fatto, Danny? Non riesco a vedere nulla. Probabilmente perché la gomma è tutta sulla tua faccia. Penso che sia qualcosa di sbagliato in me. Le mie sopracciglia! No, Danny, volevo rimettere di nuovo. Non è piacevole guardare queste cose. Non mi interessa, è tutta colpa tua. Ma ora sto bene. Anche per me è arrivato il momento di mangiare la gomma. Attenta, Phoebe, potresti rompere il tavolo. Vabbè, ho comprato le mie forze. Avevo tanta voglia di mangiare. Hai una bocca di gomma? Non fai metterci dentro tanta cosa. Dai, non è un problema. Phoebe, dove stai andando? Ferma, ti ho presa. Danny, è inutile, guarda. Dobbiamo salvarla. Beh, c'è la via d'uscita. Dobbiamo lanciare una fiamma e far scoppiare il palloncino. Non è una cattiva idea. Credo di poterla fare. Ecco, l'hai mancata. Lasciami provare. Sicura? Sì, dai. No, è scoppiata. Ha funzionato, ma ora sta crollando. Cercherò di prenderla.
Ecco, ho fallito di nuovo. Mi dispiace, ho fatto del mio meglio. Grazie. Speriamo che mentre il nostro video era in corso abbiate avuto il tempo di divertirvi come si deve. A presto, ciao ciao!